Spiriti prigionieri per amore. Un'aria serena dopo una tempesta, l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è la giornata Salve a tutti, sono Giordano, vivo in un paesino a nord di Roma e vi devo raccontare la mia storia. Mio padre è stato 5 anni fuori a vivere fuori e poi è ritornato qua proprio per nostalgia sia mia che del suo paese, e all'età di 70 anni circa, sì, 70 anni. Praticamente è venuto a vivere qui dove sto io vivo in campagna e ho l'officina qua vicino, tutto quanto, la casa, e siamo stati insieme per 2 anni, bellissimi, magnifici 2 anni, e io premetto che ho avuto sempre un legame molto molto affettivo per mio padre, quindi siamo proprio legati. E verso la fine di novembre lui aveva qualche problema di memoria, aveva dei sbandamenti di testa, l'ho fatto fare una TAC e gli hanno scoperto un male brutto in testa. Nel giro di 19 giorni se n'è andato, è andato in coma, e lì sono cominciate le prime cose, diciamo i primi fenomeni. Io ero disperato e premetto che qualche giorno prima gli dissi di farmi sapere qualcosa riguardo all'esistenza, se esisteva qualcosa, perché io non credevo. Mia madre è religiosa, ma io bestemmiavo dalla mattina alla sera e non ho mai creduto a niente. Mi sembrava impossibile che esistesse un essere così, così potente, così eterno, eppure esiste, perché ne ho avuto la conferma. Una settimana prima che mio padre andasse in coma e morisse, ha avuto delle visioni, perché lui praticamente ha visto delle cose in alto, che io ho detto sì, è vero, ci sono, per assecondarlo, che comunque sia aveva poca parola, perché aveva preso la parte del cervello, e chiamava la madre, quindi secondo me ha avuto delle visioni lui già. Era stato rassicurato, anche perché dopo era molto tranquillo, soprattutto il giorno prima della sua morte era tranquillissimo, sorridente, quindi strana questa cosa. Comunque, morì il 14 di dicembre, e il giorno dopo io stavo qui a casa al tavolino, sono uscito fuori e chiamavo una persona per dirgli del funerale, e mi sento la radio dell'officina che si accende. Vado là, era impostata su 105, su Radio Vaticano, con delle musiche di chiesa, no? Bellissime. E allora io ho rifatto mente locale a lui, che avevo chiesto questa cosa, se fosse esistito qualcosa, di darmi dei segnali, e mi è uscito subito le lacrime. Sono andato a chiamare mia moglie, mentre siamo andati là a sentire questa radio che era accesa, che tra l'altro è una radio elettronica, quindi non si può accendere da sola. E il sacco da box si è cominciato a muovere. Praticamente questo è il sacco da box dove lui si allenava. Eccolo là, questo qua. Questo sacco si è mosso per 10 minuti e io ero talmente estasiato, talmente contento diciamo,
che in realtà non si muore, ma si fa un altro trapasso, una dimensione superiore, che pure io piangevo come un bambino. E poi dopo un po' sono andato là, dopo 10 minuti l'ho fermato, ho detto: papà, tutto a posto, lo so che sei tu, meno male, ho fatto, sei contento, hai visto che non si muore? Bene, poi la sera stavamo a cena qui con mia moglie e i suoi genitori, e a un certo punto, mentre stavamo parlando di lui, mi chiama dalla porta. Noi stavamo qui a cena sul tavolino e lui da là, dalla porta, che lui mi chiamava sempre quando mi dava da mangiare, no? Che cucinava di più, mi veniva a portare un po' da mangiare qua, mi faceva: Giordano, vieni un po' da mangiare. E abbiamo sentito la voce sua e ha fatto: Giordano! Ma proprio forte, infatti io sono rimasto, ho fatto così, no? Però l'ho sentita un po' bassa, devo essere sincero. Mi giro verso mia moglie per vedere se lei l'aveva sentito, e lei se stava già piangendo, per cui mi ha detto: certo che l'ho sentita. E l'abbiamo sentita solo io e lei, perché i miei genitori non l'hanno sentita. E la sera, la notte, sempre stesso giorno, mio figlio si sveglia alle 2:30 di notte e chiama il nonno verso la porta guardando. Chiama il nonno: nonno, nonno. Quindi secondo me sarà andato a trovare anche lui. E sono successe vari giorni, varie cose, tra cui anche apparizioni. Mia moglie ha visto la sua faccia sullo schermo del televisore, io non l'ho vista perché l'ha vista soltanto lei, non so se era di sera o che. Il forno me l'ho acceso, mi muoveva le cipolle che io ho appeso là, c'erano delle cipolle qua io in cucina appese, e lui le muoveva spesso, no? Dove sta il guanciale. Praticamente questo era il forno che ha acceso, l'abbiamo trovato così acceso proprio, no? E dentro non c'era niente. La luce di fuori l'ha accesa. E poi questa tenda qua è stata smontata e messa sopra questo tavolo qua. Infatti mia moglie mi ha detto: ma perché hai messo la tenda là? La mattina ci siamo svegliati, ho detto: io guarda, non ho messo niente la tenda. E allora abbiamo fatto riferimento che sicuramente era stato lui. Non lo so come ha fatto, perché comunque con tutti i segnali che mi ha fatto io mi sono ricreduto. Sinceramente non potevo proprio immaginare che uno spirito potesse fare queste cose. La mattina stessa della tenda, io ho dei polli là di fuori, c'ho un recinto tutto quanto chiuso, fatto per bene, con la rete quella per i polli, quella fina per i pulcini. E mi chiama mia madre e mi dice: guarda Giordano, stanotte sono venuti a rubare a casa mia. E questi ladri si sono stati spaventati da qualcosa, da un botto che io penso che l'abbia fatto lui, e questi sono scappati. E allora la mattina, visto che io ho sentito così da mia madre che sono andati a rubare e ho visto la tenda sopra il tavolo, io ho fatto: papà, dammi un segnale fatto bene, perché io certe cose magari mi sfuggono, no? Perché sono un po' rimbambito e mi sfuggono. Beh, noi siamo andati a accompagnare mio figlio all'asilo. Come siamo tornati dopo 10 minuti, un quarto d'ora, 4 polli stavano fuori dal recinto, che nemmeno col teletrasporto. Cioè, io lo dico alla gente, la gente non ci crede, eh. Beh, a parte se me lo dicevano a me prima che credevo, io abbiamo per matti. Comunque, cioè, siamo arrivati io e mia moglie, e sti polli stavano là tranquilli, erano 4. Cioè, no 10, 6 stavano dentro e 4 stavano fuori. Allora, porca miseria, ma dove sono passati sti polli? Infatti l'ho presi, poi neanche sono scappati, eh? L'ho presi uno a uno e l'ho rimessi dentro. Io penso che probabilmente lui ha fatto tutti questi segnali per farmi capire che lui era lì e che magari non riusciva ad andare via. E per fortuna io mi sono un po' informato su internet e ho notato questo contatto che avviene all'aldilà con la metafonia, e ho incontrato i coniugi desideri. Con l'andar del tempo i fenomeni erano divenuti sempre più pericolosi e preoccupanti, per cui Giordano si è rivolto a noi per avere, attraverso Sant'Erasmo, una cognizione più precisa della situazione. Si era anche rivolto ad un sacerdote che lo ha molto aiutato mediante ripetute benedizioni nell'ambiente, ma i fenomeni cessavano solo temporaneamente per poi ripresentarsi. Il padre di Giordano, per rispettare un accordo a suo tempo preso con il figlio, si era adoperato per dare dei segnali che dimostrassero la sua sopravvivenza alla morte fisica. Nel primo momento successivo al trapasso c'era riuscito, come spesso accade, perché le guide aiutano quasi sempre il defunto, prima di passare nell'aldilà,
a dare dei segnali destinati a chi resta. Se però il medesimo vuol restare nell'ambiente terreno per qualsiasi motivo, lo abbandonano. Quindi il padre di Giordano, volendo continuare a stare lì e dare dei segnali, magari ancora più eclatanti, ha accettato l'aiuto di altri spiriti che non provenivano dal cielo, ma dalle tenebre ed erano al servizio dei demoni. Come il gatto e la volpe si presentarono a Pinocchio nel paese dei balocchi, così si presentarono a lui degli spiriti ingannatori che con delle allettanti proposte di aiuto lo circuirono e si insediarono nell'ambiente infestandolo. Sant'Erasmo e Clelia hanno spiegato a Giordano che suo padre, per amore verso di lui, era rimasto legato alla casa e rischiava di diventare lui stesso uno spirito infestante, essendo caduto preda degli spiriti maligni, per cui se ne doveva andare oltrepassando quella soglia che ci separa dall'altra dimensione. Ed ecco le frasi scaturite dalla registrazione metafonica effettuata a Casa Desideri su richiesta di Giordano. Sant'Erasmo dice che la comunicazione proviene da un ambiente di luce. C'è il sole. Sant'Erasmo vuole spiegare a Giordano l'importanza della Santa Messa. La messa disegnavo qua adesso. La messa disegnavo qua adesso. Sant'Erasmo poi intende spiegare a Giordano anche la figura e gli insegnamenti di Gesù. E poi Cristo disegnavo. E poi Cristo disegnavo. Giordano chiede a Sant'Erasmo se è disposto a spiegargli i fenomeni che accadono a casa sua. Clelia risponde: Il vescovo vuol sì. Il vescovo vuol sì. Giordano diceva di non aver tempo di frequentare più assiduamente la chiesa e di seguire le iniziative del suo parroco. Clelia commenta: Non ci va delle scuse, fai lì. Non ci va delle scuse, fai lì. Sant'Erasmo dice che se Giordano frequenta la chiesa, cresce spiritualmente. Se va a cresce. Sant'Erasmo dice che Cristo ci dà la pace nell'anima. Cristo porta pace. Cristo porta pace. Clelia dice di aver rilevato in casa di Giordano la presenza di spiriti cattivi, mostri, come si poteva supporre dai fenomeni che si manifestavano. Si vide mostri. Si vide mostri. Giordano avvertiva degli odori molto sgradevoli in concomitanza con i fenomeni. Che maleodori! Che maleodori! Giordano e la famiglia cominciavano ad avere paura. Paure fanno a voi! Paure fanno a voi! Giovanni dice al figlio che si è reso conto anche lui di attrarre con la sua presenza spiriti che non dovrebbero star lì. Figliolo, lo so che volgo spiriti, cioè. Figliolo, lo so che volgo spiriti, cioè. Figliolo, lo so che volgo spiriti, cioè.
Sant'Erasmo dice a Giordano ed a suo padre di allentare questo vincolo di amore che impedisce a quest'ultimo di andare nell'aldilà. Questa catena liberate. Questa catena liberate. Sant'Erasmo dice a Giordano di non trattenere il padre, chiamandolo continuamente. Lo devi lasciare. Lo devi lasciare. Clelia dice al padre di Giordano di lasciare l'ambiente senza rimpianti, perché insistendo a restare lì attira spiriti cattivi che provocano danni e paure ai suoi cari. Lascia col cuore, dopo puoi servì paure. Lascia col cuore, dopo puoi servì paure. Giovanni, parlando il romanesco, desolato, dice al figlio che ormai deve andare nell'aldilà. Eh sì, mi tocca ora annà. Eh sì, mi tocca ora annà. Giovanni aggiunge però di essere dispiaciuto di dover andar via. Lo capisci la tristezza c'ho qua. Lo capisci la tristezza c'ho qua. Il padre di Giordano ha anche il timore del giudizio perché ha qualche peccato da scontare. Ed ho peccati, vedo, brucia. Ed ho peccati, vedo, brucia. Sant'Erasmo conferma che Giovanni ha dei peccati da scontare. C'ha i suoi errori. C'ha i suoi errori. Sant'Erasmo dice che ogni azione, buona o cattiva, viene registrata. Cristo poi ti fa i verbali. Cristo poi ti fa i verbali. Sant'Erasmo dice che per riequilibrare gli errori si devono subire delle sofferenze. E hai lì ferite. E hai lì ferite. Giovanni dice al figliolo che deve riconoscere che Danila è brava perché aveva già capito la situazione prima ancora di fare la registrazione. Lo riconosci, lei è brava qua. Lo riconosci, lei è brava qua. Giovanni dice di riferire al figliolo che è stato bravo in questa circostanza, rivolgendosi prima ad un sacerdote e poi a Sant'Erasmo, che ha spiegato i motivi dei fenomeni e che li farà cessare. Digli che ha avuto fegato. Digli che ha avuto fegato. Giovanni dà un bacio a tutti. Bacio, prendetela. Bacio, prendetela. Sant'Erasmo conclude promettendo di risolvere la situazione che si è venuta a creare. Risultato saprete lì per me.
Risultato saprete lì per me. Giordano e la sua famiglia vivranno senza più avere fastidi derivanti da spiriti cattivi perché Sant'Erasmo, che è un ministro di Dio, costringerà questi invasori a ritornare nell'ambiente infernale da cui provengono. Vivete senza noie, il ministro li condannerà. Vivete senza noie, il ministro li condannerà. Vivete senza noie, il ministro li condannerà.